Buongiorno dal telegiornale regionale della RAI. In primo piano la visita del prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi a Desulo e Orosei dopo gli attentati intimidatori nei confronti di carabinieri e amministratori. Importante rafforzare, ha detto Dionisi, la fiducia nelle istituzioni e alzare il livello della sicurezza percepita. Vediamo il servizio di Salvatore Lussu. La presenza dello Stato si farà sentire in maniera importante. Il prefetto di Nuoro lo aveva promesso e oggi è arrivato un primo segnale. Una visita alle caserme dei carabinieri di Desulo e Orosei, dopo le scritte e gli atti intimidatori ai due marescialli e al vice sindaco di Desulo, Sebastiano Maccioni, minacciato di morte. Un gesto simbolico per testimoniare la vicinanza alle comunità. Noi dobbiamo rafforzare la fiducia della gente nelle istituzioni, alzare il livello di sicurezza percepita, perché questo è il modo migliore per favorire il benessere economico e sociale e quindi lo sviluppo di questi territori a cui tutti noi teniamo tanto. Quello di oggi è stato soprattutto un atto operativo per iniziare a mettere a punto ulteriori strategie di risposta a gesti penalmente poco rilevanti, ma potenzialmente in grado di deteriorare il clima. Insieme al prefetto, il comandante della Legione Sardegna, i tre responsabili provinciali dei carabinieri, il questore e il comandante della Guardia di Finanza. La decisione, rinforzare la presenza dei militari dell'arma con più controlli, più forze dell'ordine sul territorio e più prevenzione, anche con la videosorveglianza, per scoraggiare che si ripetano atti simili. Poi è importante anche questa presenza oggi per parlare con gli amministratori locali e ricordare loro che diciamo, le istituzioni sono vicino, tant'è che io ho chiesto una riunione dell'osservatorio regionale. Certo. Contro gli atti di intimidazione, proprio per rafforzare il nostro impegno.